Avevo detto che la Nuzlocke l'avrei fatta su Pokémon Nero 2, lo so. Ma quel gioco mi ha fatto smadonnare nei primi 10 secondi, perché il rivale aveva come starter Aron qualsiasi cosa facessi. Ora, voi capirete che all'inizio il nostro Pokémon conosce sempre azione. Aron è di tipo roccia acciaio. Se un Pokémon nella Nuzlocke va KO, non lo possiamo più resuscitare, quindi mi falliva la Nuzlocke già dall'inizio. Va bene. E allora facciamo questa fottuta Nuzlocke di giallo, visto che mi interessa di più. Ah, lo starter sarà casuale, quindi potremmo anche ricevere un Pikachu se abbiamo, cioè è tra la lista dei Pokémon. Gli unici starter che non ci possono capitare, gli unici Pokémon che non ci possono capitare sono leggendari. Sì, ora ricordo, si chiama Ugo, la nostra esperienza. Allora, qua c'era uno Stumando che mi interessava. Aspetta, ma io sto registrando? Sì, voglio andare su sicuro gente. Ah, vero, non ho Pokémon. Nostra madre ci dirà che lo dice anche la TV che dovremmo fare un viaggio un giorno. Anche se non dovremmo fidarci di quello che dice la TV. Aspetta, dove credi andare? Ma che cazzo? Non mi dirai che il mio starter è Farfetch'd. Ugo si piglia il Pokémon, quindi non dobbiamo andare da lui. Ma che conosce metronomo e per forbecco. Lo starter purtroppo ci dobbiamo accontentare. Ah, uno Sheller. Mega assorbimento con metronomo? Terremoto! Cazzo! Sarà un po' svantaggiato per il primo capo palestra, ma se non altro Dragon ha sconfitto Ugo, non può essere il Pokémon sbagliato, no, sei te che è una merda. Sì. Ma pare che Pikachu non ne voglia sapere delle Pokéball, dovremmo portarcela appresso così. Ma noi abbiamo Farfetch'd. Sono l'assistente del professor Rock, inclusi di Pokémon, niente di interessante in questa fottuta città. Quindi andiamo a fare la nostra prima missione. Ovviamente se incontro un Pokémon però sono senza Pokéball non conta. Ah! Avete visto? Ma qui si va oltre i limiti dell'immaginazione, ma che cazzo di pozione. Electabuzz. Cazzo. Mi ha addormentato il imparato. Ah, il giorno paga se otteniamo più bling bling. Chiama un Nidoran con acido. Bene. Ah, perché io ho fatto il randomizer sulle mosse. Però le mosse che imparano sono dello stesso tipo comunque. Dunque, la nostra prima missione consiste nell'entrare in questo market e ricevere un pacco che dovremmo consegnare a Oak. Però avete visto, mi è capitato un Venusaur, un Electabuzz e un Gyarados. Questo vecchietto non ci farà passare. Quel vecchietto nemmeno. In questa città il superpotere dei vecchietti è scassare le palle. Però Cristo. Scusate un secondo. Sta Nuzlocke già mi eccita. E sale facilmente di livello sto Pokémon per quando non ho capito. Per forbetto. Tentacruel! Ma che cazzo! Vabbè, è salita a livello 9. Ma non è che il randomizer è per ogni zolla d'erba? Perché ho questo dubbio. Ad ogni modo andiamo a consegnare questo pacco il più velocemente possibile. Nonno, il suo Pokémon si è rinforzato, quindi adesso spera di poterci farci il culo. Quindi adesso va a fanculo. Sì, non ho bisogno di te. La mappa città. Dunque, io la mappa città dalla sorella di Gary, e cioè di Ugo, me la farei dare, ma non mi serve. Quindi andiamo avanti. E ora abbiamo delle Pokéball.
Ma vaffanculo, va. Comunque questo conta come percorso, quindi prima o poi ci dovrò andare a catturare un Gyarados. Cioè, però se poi alla fine mi capitano dei Pokémon di merda, giuro che bestemmio, cioè, voglio dire. Mi avete fatto vedere il ben di Dio per poi... Che cosa? Pokéball. Ne prendo 10, giusto per sicurezza. Pozioni ne prendo 5. Ah, non ho abbastanza soldi. Ne prendo 3, dai. Le Pokéball sono più importanti. Ah, mi servirà anche un antidoto. Bene. E ora il primo... Non lo mandare KO perché ti suicido. Bravo. Ma si è liberato. Non lo prenderò mai. Cioè, mi ha quasi ammazzato il Pokémon. E quindi ci siamo già mangiati il primo Pokémon da catturare. Perfetto. Proprio... Iniziamo di merda. Ma per fortuna qua c'è un nuovo percorso. Quindi nuovo Pokémon. Parasect. Parasect. Ed vaffanculo, dio cane. Ma perché non mi è capitato Charmander? Sì, sì, sto andando a fare in culo. Per forbecco. E sale lì. Perché lui c'ha dei Pokémon fighi? Ok, sei morto. E mi hai fatto pure avvelenare. Ho potuto abbassare. Bene. Mi ha avvelenato. Comincio a credere che questa Nuzlocke sarà un po' difficilotta. Però questa è... Come posso dire? Questo è... Prenderei 3 antidoti. Questo è il gioco. Sì, sì, lui ci mostrerà come si cattura un Pokémon. Ecco, a lui gli è capitato il Rattata. Bene, un nuovo... Oh, se lo faccio vedere a mia sorella, giuro che sbava. Pokéball. Dai, però, non puoi non rimanerci. Figlio di puttana, bravo. Abbiamo un nuovo membro, gente. Un nuovo fottutissimo membro di merda. Il nostro nuovo membro si chiama Vaporeon. Ve lo faccio vedere. Bolla mega pugno ritirata, bolla raggio. Che cazzo? Ah! Oh beh, almeno abbiamo il tipo acqua. E conosce anche delle strane mosse. Gli effetti del randomizer. Ora qua c'era un Charmander. Mega pugno. Mega pugno. Mega pugno. E sale di livello. Waving Bell. Questo potrebbe farmi KO il Pokémon. E conosci Spuriate. Bene, ovviamente lo allenerò fuori dalla parte. Ora, io sono uno piuttosto frettoloso, quindi... Due o tre Pokéball però, Cristo. Ci siamo mangiati già tutte le Pokéball per... Per il cazzo di... Niente, io proverei ad entrare nel bosco... Venomoth. Nel bosco smeraldo. Non per vedere il primo Pokémon, ma più che altro voglio affrontare... Voglio fare un po' di soldi, affrontiamo un po' con questi. Ok, perfetto. Weedle. Weedle ha il veleno, quindi dovremmo farlo KO in un colpo. Ti prego non mi capitare un Pokémon. Perfetto. Un Geodude. Figlio di puttana! Mi ha fatto fuori lo starter. Cazzo! Non mi ero accorto che aveva frana quel Pokémon. Merda. Questo vuol dire che abbiamo già la prima perdita. Ne sono una merda, mettiamolo. Farfetch'd. Peccato. Questa Nuzlocke si sta facendo tanto interessante quanto difficile.
quanti minuti sono che registro? 10. C'è tempo per provare a vedere se posso affrontare un altro pigliamosche senza finire nell'erba. Anzi no, proviamo a prendere il primo Pokémon, il Machop. Già è qualcosa, ma non ci resterà mai, porca miseria. Ah, con bolla non gli levo molto. Preso, perfetto. Abbiamo preso anche il secondo membro. Peccato che Farfetch è già morto, ma porca miseria. Però il Machop è qualcosa di buono, perché praticamente il primo capo palestra usa tipi roccia. Lancia fiamme! Un Machop con lancia fiamme? Sì, ma io questi Pokémon li devo allenare. Niente, noi ci vediamo alla prossima parte. Io vi dico di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, un commento. Alla prossima parte di questa Nuzlocke Challenge, che come ho già detto si fa tanto interessante quanto difficile.